tante cose. Qui in questo momento noi stanno violando l'articolo 41 della Costituzione, perché c'è diritto di fare impresa, a impresa si deve fare in maniera etica. Oggi stanno godendo gli speculatori. Io non voglio... Le imprese sono alla canna del gas. Eccoci, poi andiamo alla riflessione di sistema. Mi dica i suoi problemi. No, i problemi sono... Noi al mese di agosto eravamo quasi chiusi, eravamo in stand-by, 10.000 euro di corrente invece di 2.500. Settembre abbiamo iniziato a lavorare, stiamo aspettando la bolletta, potrebbe arrivare a 20.000 euro. Ma per riuscire a pagare 20.000 euro di corrente, quanti mila euro devo incassare? Dottor Floris, io non ho ancora sentito parlare di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una patrimoniale secca che va a intaccare le fondazioni dell'impresa. E questo ci porterà alla rovina. E cioè, arriviamo al sistema. La patrimoniale va allo Stato. I soldi della bolletta a chi vanno dal suo punto di vista? Beh, intanto sappiamo tutti la discrasia che c'è tra il reale prezzo che paga la Snam del gas e quello che noi paghiamo in bolletta. Cioè, da 0,25 a 0,75 al kilowattora è inaccettabile. Poi non abbiamo nessun controllo e soprattutto vorrei capire i nostri istituti di controllo. E non, cioè, non puoi cambiare compagnia perché nessuna compagnia oggi ti cambia il contatore, ti cambia il contratto. Pertanto non c'è libertà di mercato, siamo sotto a una dittatura finanziaria. Perché sono d'accordo, dice tu ce ne vai da me, che vai da lui. Mi perdoni, dottor Floris, sento elogiare tanto questo Super Mario, però glielo provi a chiedere alle imprese, perché io mi creda, il Super Mario si è fatto questi danni, io vorrei prendere il più scemo di Trastevere e metterlo a governare, perché non farebbe sicuramente meno danni di cosa hanno fatto loro, mi creda. Allora, di Trastevere non è per la parlata romana. No, sono per il più scemo, non è per la classifica. Professor Lupi.